Da Poesie creaturali di Tiziano Fratus. C'era una volta un poeta che volle vivere nel più profondo e tetro e misterico dei boschi. Un giorno vi andò, portandosi dietro l'astio che aveva coltivato tra gli uomini. «Iddio, dammi la forza di guarire, dammi la forza di diventare muto come questi ontani che mi circondano». Iddio non rispose a quel pensiero a forma di inchiostro, si manifestò nel volo di un passero, ma il poeta era troppo preso dalle grandi parole per ascoltare lo spazio bianco che si nascondeva in ogni piccolo, ordinario, lieve moto del mondo.